Buongiornissimo a tutti, buongiorno, ben arrivati. Dai che partiamo. Sono un po' euforico perché sono sveglio da molto presto, mi sono svegliato molto presto. Questa settimana mi sto svegliando quando ancora è tutto buio. Allora, dai che arriviamo. Per chi era in chat ieri e oggi, grande, grande movimenti, no? Più che altro. Come stai fermo? Più che altro mega analisi tutte fatte bene, cioè insomma anche oggi lo short sterlina dollaro, short euro dollaro di preborsa. Allora, facciamo fare un giro. Ma si sta muovendo o non si sta, si sta muovendo? Ok, facciamo fare il giro del disclaimer e poi partiamo. Buongiorno a tutti, buongiorno ai nuovi, buongiorno ai vecchi. Dai, non mi presento, tanto ormai si sa chi sono, perché intanto solitamente trovate partite dal mio blog, quindi sapete chi sono, partite da YouTube o il broker vi ha passato il link, insomma alla fine. Dai, siamo tra di noi. Ormai sono anni che non mi presento più, no? Chi se ne frega. Allora, perché sono un trader un po' diverso dagli altri, devo dire la verità. Non mi metto lì a fare trend line. Guardate, infatti, se chi arriva adesso nuovo e vede il grafico così com'è, prende subito e se ne scappa, perché logicamente è tanta, tanta, tanta roba. Però devo dire la verità che io stesso direi che è tanta roba nel grafico, però visto che io utilizzo tutto. Per me ha senso vedere questo rettangolino che vedete qui. Per me ha senso vedere i numerini. Per me ha senso vedere un livello, un canale. Guardate che con che precisione il take profit prima, poi di nuovo l'ha ritestato. Adesso è partito. Stiamo un attimino in questa zona qui. Probabilmente romperà rialzo oppure tornerà giù. Adesso fermiamoci un attimino perché non sappiamo dove siamo, cosa sta facendo il grafico. Quindi. Il preborsa si divide dalle aperture delle borse europee. Aperture delle borse europee 9, incomincia addirittura alle 8 e mezza, comunque 9, 9 e mezza, 9 e mezza sono aperte tutte le borse, gli istituzionali, anche alle 10, anche le ultime, ci sono le ultime, diciamo alle 10. Però nel complesso alle 9, diciamo, partono le contrattazioni e così, mi piace dire, si rimischiano le carte, giusto? Ok, vediamo quanto spazio c'ho. Si possono gestire 5 ordini di stazione. Se dimischiano le carte, quindi io preferisco sempre, se ho fatto del preborsa, in una maniera o nell'altra, riuscire a chiudermi prima del cambio candela delle 9. Infatti, poi alle 8 e mezza ho chiuso tutto e basta. Per me era finita il lavoro della preborsa. Quando faccio trading di fondo, che non sto facendo, cioè quando faccio con delle size pesanti, per me a volte finisce il lavoro anche prima delle 9, ho già finito. Non sto facendo trading in fondo, cioè non sto facendo trading con size pesanti, sto andando veramente piano piano. Mi sono preso la prima settimana dell'anno libera, non ho fatto niente e ho ricominciato da ieri praticamente a fare qualcosina. Ok, quindi poca roba, tranquilli, senza andare a mettersi in stress. Per i nuovi che vedete il grafico così pieno di tanta roba, magari se avete già seguito diversi video sul mio blog, potete anche capire che è un trading ciclico, quindi incomincio a scrivermi i numerini, conteggio i miei indicatori di base, quindi posso capire che questo qui è un ciclo 1, come potrei anche pensare che il ciclo 1 invece è questo e qui mi parte il ciclo 2, per esempio. Lo saprò dopo perché devo capire come si comporta il ciclo 2. I livelli di entrata, il breakout e tutto il resto sono livelli che poi io mi inserisco, per esempio sull'H1 io ho un livello che se il prezzo ritorna qui su, va qui sotto questa linea gialla, che poi c'è anche il pivot, quindi è molto possibile che vada in questa zona. Allora cosa succede? Che toccando il pivot diventerebbe un ciclo 2 ribassista, perché la zona di partenza del ciclo 2 è questo minimo qui. Quindi se questo qui è il minimo di partenza di un ciclo 2 e diventa ribassista, tutto si capovolge a ribasso. Una scatola d'orientamento messa qui, ok, che io ho usufruito oggi della scatola di orientamento per entrare. Scatola di orientamento è
una definizione che io ho dato ad una parte di grafico laterale in cui i corpi, non le spike, si rimettono sempre all'interno, cosiddetta chiamata anche congestione del prezzo. Ok, quindi non è che ricordatevi che nel mondo del Forex c'è il trader che sta facendo trading, che guadagna con il trading, poi c'è anche il trader che fa, o meglio, il non trader che fa il business sopra il business, cioè vuol dire cerca di invogliarvi a magari a vendervi un corso, che ne so io, proprio perché magari lui stesso emotivamente non riesce a fare trading, col grafico fatto, ben che palese era un trade da 100 pips, te lo fa vedere come se l'avesse fatto. Attenzione a questi squali, ok? Io preferisco andare nel pezzo, per chi c'era stamattina abbiamo fatto lo short sull'euro dollaro. Non è che ci devono fare 50.000 pips, ragazzi, il problema è quello. I 50.000 pips non si fanno, si fanno 10, 20 pips intraday, 30, 40 pips a volte, giornate anche buone, trade magari a lungo termine, tutto è possibile. Vero Giordano stamattina? Vero Giuseppe stamattina? Ieri com'è andata? Insomma, c'è stato un po', diciamo che di scarto non c'era niente, era tutto buono quello che abbiamo fatto nella chat, almeno quello che ho condiviso io nella mia chat. Mia privata, mia, diciamo, della mia operatività. Di nuovo, ad aggiunta a questa mia chat, abbiamo anche la chat di segnali che, ahimè, vediamo se riesco a farvi vedere un po' di chat senza farvi vedere i nomi, perché vediamo se riesco, perché è difficile anche. Non devo stare attento perché ci sono anche robe private, quindi non le faccio vedere. Ah, perfetto, così dovrebbe funzionare. Vedete, per esempio, questa qui è la chat, per chi adesso mi sente parlare, dice, ma chi è questo? Cosa vuole? Stamattina praticamente noi abbiamo incominciato, io ho incominciato alle 7, buongiorno, senza guardare quello di ieri, che comunque va bene per forma tutto il resto, ho fatto un paio di ipotesi. Attenzione, ipotesi, analisi su analisi, sono delle ipotesi, quindi ancora non avevo chiara la situazione. Dopo un po' ho incominciato ad avere l'idea un po' più chiara, vedete? Andando da un grafico H1, H4, M1, D1, daily, sul daily ho visto una situazione che poteva essere interessante, di un'oscillazione tra il prezzo del 38,2 e il 50%, torniamo poi su H1, scatola d'orientamento, ho messo dentro tutti i pezzi per fare il trade, short euro-dollaro, stop 10-15 pips. Boh, andiamo avanti. Dei propri pivot, ma occhio all'orologio che siamo in preborsa. Chi è che vi dice una cosa del genere? Qual è il pazzo che si mette a fare trading con l'orologio in questo caso? Io penso che non sono l'unico, logicamente nel mondo ci saranno tanti che guardano l'orologio e tanti anche che preferiscono selezionare gli orari di fare borsa. Tanti anche dormiglioni che dicono, sai cosa, non mi sveglio alle 6, non faccio preborsa, mi sveglio per le 9 e va bene lo stesso, ok? Bene, così andiamo avanti. Un grafico da lontano, grafico da vicino, zoom, prendi nota, tutto quello che ho messo all'interno, short anche di sterlina dollaro sul segnale fascia M5, segnale fascia M5, qual era? Certo, abbiamo tutto, segnale fascia M5 era questo segnale, andiamo a vedere, 5 minuti, quindi era qui, il segnale M5 era questo, ok? 20 pips, portati a casa. Giusto? Quindi non è solo questo, è tanta la roba che si può fare guardando il grafico. Torniamo a noi, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. A un certo punto, occhio, 8 minuti al cambio candela. Questo era il segnale che aveva dato nella chat segnali. Per KDE non ho messo un'analisi che andiamo a vedere adesso. Di nuovo aggiorno M1 e così via. Do sempre delle indicazioni. Alla fine cosa succede? Chiudo. Chiuso euro dollaro, chiuso sterlina dollaro, 8 e 16 minuti. Perché si chiude? Perché devo fare cassa? Ma nella chat c'è tutto quanto. Ora sto fermo, ok? Non mi interessa neanche andare, ritornare sul pezzo, rifare. Non mi interessa perché alla fine ho fatto quello che dovevo fare. Bene, togliamo questo. E così una piccola infarinatura di quello che succede nella chat. Se chi ha voglia di imparare, secondo me è un buon prodotto per chi non ha voglia di imparare, invece vuole fare sempre gli stessi sbagli e magari anche vedere il trading come un po' giocherello, giocare un attimino al long e al short, ti può andare bene fino a un certo punto, ma ricordatevi che questo qui è un mestiere vero e proprio, quindi non è facile se si mette anche un po' a giocare.
dire oggi lancio la monetina. Quindi meglio avere un sistema. Io come sistema ho utilizzato la ciclica che mi porto avanti sempre. Quindi so, per esempio, che adesso in questa zona qui, contando poi le candele e i tempi, questo è l'andamento che dovrebbe fare. Se ritorna all'interno di questo canale, conteggio i cicli, guardo dove sono con il max Gauss. Max Gauss è la definizione di una parte alta di una campana gaussiana, massimo Gauss. Il max Gauss, quando io ho il max Gauss, so che lì sopra non ci deve andare. Definizione, lì sopra non ci devo andare, quindi devo andare short. Quindi posso mettermi anche lo stop vicino e posso fare il mio trading. Ok? Giusto, quindi bello, bello che siamo veramente tanti. Mi fa piacere oggi, webinar bello pieno, insomma, mi fa piacere. Allora, quindi uno. Qui so che è partita la distribuzione, sto controllando il minuto perché logicamente nel minuto io mi prendo le zone di entry. Siccome faccio intraday, posso guardare se un H4, anche un H1 per definizione di trend, ma per bastonare o entrare nel... Sì, Peppe, ti confermo. Allora, per bastonare il grafico, o meglio, per prendere posizione nel grafico, usufruisco del minuto perché mi dà informazioni, diciamo, di più strette, come li chiamo io, un time frame stretto, veloce, e quindi prendo questo time frame. Allora, andiamo avanti. Per esempio, soltanto guardando il grafico da questo punto di vista, io so che il grafico ha fatto questa onda rialzista, è andato qui giù. Adesso, se non mi va a toccare questo canale alto vorrà dire che tornerà nella parte bassa e quindi a questo punto, visto che io già stamattina mi sono ho intercettato, parliamo, ho intercettato, che non è una cosa semplice, a volte mi sbaglio, io sono una persona umana, anche un computer sbaglierebbe, quindi comunque si deve intercettare nella giornata di oggi fino a quando avrà valore di utilizzare una serie di linee che sono i canali o fork di pitch, chiamatemi come volete. Copio questo canale, me lo porto più basso, quindi vuol dire che se incomincio ad andare nella parte bassa, ho assolutamente dei livelli da monitorare dove posso prendere profitto. Giusto? E quindi abbiamo tanti. Poi lasciate stare che magari vedete adesso ho fatto il canale, non era preciso, un millimetro. La precisione non esiste nel trading, è una cosa principale. Che uno si deve mettere in testa che la precisione non esiste. Può arrivare qui il prezzo come ha fatto qui giusto giusto a Cicin, ma può anche scendere di mezzo pips in più. Ragazzi, non siamo qui a fare una cosa con il millimetro. Stiamo facendo trading, quindi è un movimento di contrattazioni che non sono calcolate al millimetro. Può aumentare il volume, può esserci un'escalazione di prezzo, può esserci un'espansione di un volume o uno scambio di flusso monetario nell'azionario e questo porta a movimento. L'euro-dollaro è una moneta che è composta da diverse altre monete. L'indice dell'euro è composto da altre 7 coppie di valute. Ok? Quindi, perché sai queste cose, Paolo? Perché me le hanno dette. No, perché mi sono fatto un mazzo così. Tra libri, studiare, sono 20 anni, anzi saranno anche 21 che sto invecchiando, che faccio questo lavoro qui, quindi mi posso, diciamo, un po' vantare anche di aver assimilato tanto, tanto sapere su questo mestiere. Però attenzione, c'è chi è 20 anni sui mercati e alla fine non riesce ancora a fare niente. Dico la verità, non è facile fare trading, anch'io a volte. Tutte le analisi sono coerenti, poi esce una notizia, Putin, geopolitica o macroeconomica, che io non guardo la macroeconomia, il mercato se ne va tutto da un'altra parte, quindi è da riadeguare l'analisi, assolutamente, non abbiamo sempre le stesse cose. Già che ho parlato di macroeconomia, non ho guardato oggi il calendario, per esempio. Ok? Ok, lo yen di notte, alle mezzanotte abbiamo avuto sterlina dollaro, alle 11, alle 15 abbiamo qualcosina sulla sterlina, sull'euro dollaro, sul dollaro per esempio, poi abbiamo alle 18 ancora qualcosina, 19, oggi no, domani probabilmente avremo il beige book perché è la prima settimana, la seconda settimana, andiamo a vedere se domani è.
No, non c'è. Allora, magari è stata la settimana scorsa e io non l'ho guardato. Vabbè, guarda, non importa. Vedete che io non sono informato sulla macroeconomia. Mi interessa soltanto guardare nel calendario le notizie con più impatto, quindi quelle disegnate con 3 stelle, 3 tori o tre simboli che ti dicono questa notizia ha molto più impatto. Poi del resto non mi interessa perché il grafico fa comunque quello che deve fare. Se un euro dollaro deve scendere, scende. Non c'è niente che tiene, anche se sarà una notizia negativa per l'euro, positiva per l'euro dollaro farà sì un'escalazione rialzista fino a quando poi di nuovo ritorna sulla strada del trend che deve fare. Quindi se è destinato a scendere per mani forti, per forza maggiore, quindi cosa vuol dire per forza maggiore? Se, vediamo se poi mi bloccano il video su YouTube, vabbè, uguale. Se con la definizione dell'11 settembre, che è stata fatta per motivi e non motivi, perché non si sa veritiera o non veritiera, è stato, insomma, sono sempre quelle cose lì un po' dubbiose. Ma dall'11 settembre in poi, cos'è successo all'euro? Cos'è successo all'Europa? È talmente diventato debole l'euro proprio per causa maggiore. Quindi, la macroeconomia o la geopolitica, in questo caso la geopolitica, perché è un fatto geopolitico, ha portato a questo. Come ci sarà anche un effetto, diciamo, dovuto alla geopolitica, in questo caso un inverno freddo in America, porterà a un brutto raccolto. Questo sarà per le commodities, o meglio, per le materie prime, cotone o che ne so io, caffè, così sarà un po' un brutto raccolto e queste cose saranno un po' andranno ad incentivare sul prezzo. Non sarà un prezzo inferiore, ma costerà tutto di più perché c'è meno raccolto. Ok? Quindi questo è anche una definizione. Vedete che il prezzo adesso si è scatenato a rialzo, ok? Quindi andiamo a vedere su H1, la candela H1 potrebbe andare a fare un nuovo massimo rispetto a ieri. Certo, lo potrebbe fare perché anche ora, come ho detto, se non rompe questo massimo, il ciclo 2, visto che siamo in un ciclo 2 forte, dovrebbe andare a fare un nuovo massimo. Andiamo di nuovo a vedere però che cosa dovrebbe accadere su un grafico superiore. Abbiamo l'H4, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, H16, che sono il grafico con la linea campana gaussiana gialla. Siamo qui in un max caos, siamo qui nel max caos, non è ancora confermato perché dovrebbe scendere la linea gialla. Una volta che comincia a scendere la linea gialla, io ho praticamente questo che voi vedete qui, adesso ve lo disegno bello nel grafico, quello che voi vedete qui, questa situazione l'avrei dall'altra parte così. Ok? Adesso io la disegno regolare, però chiaro che non saranno mai così precisi, a meno che non sia una distribuzione completamente laterale, quindi logicamente a pari da dove è partita, qui finisce. Ok? Le distribuzioni sono di diversi tipi, quindi se abbiamo per il momento una distribuzione ancora rialzista, può continuare ad andare rialzista. Qui siamo in un ciclo 3, il ciclo 3 fa quello che vuole, quindi può andare anche a fare nuovi massimi, come poi diventare ribassista da qui. Quindi tutto questo spazio qui ancora è. Rimane un po' aperto. Poi ricordiamoci che siamo in un ciclo 1 sia H4 e in un ciclo 1 anche H1, quindi siamo nei cicli forti e dobbiamo attendere, se a meno che non vogliamo andare long, che sarebbe la cosa più opportuna da fare, ma visto che siamo in questa situazione qui, io aspetterei di capire che cosa succede oggi. Perché non voglio andare long? Perché sono una testa di cavolo. No, perché per forze maggiori l'operatività viene composta, una contrattazione viene assegnata a un massimo di volume. Cosa vuol dire? Se io ho un negozio di fiori da un lato di una strada che mi vende i fiori a 10 euro e quello altro dall'altro lato me la vende a 15, probabilmente andremo più orientati nel lato dove costeranno i fiori 10 euro se è lo stesso prodotto. Ok? Quindi la richiesta è quella. A un certo punto, questa definizione del mazzo di fiori che costa meno, cosa vuol dire? Che se io ho nei grafici accumulato un volume di cui sto addirittura dopo 20 anni, sto studiando adesso i volumi che non li ho mai usati. Li ho studiati, li ho usati, li ho cancellati, li ho riusati. Non uso i volumi della MetaTrader, uso dei volumi esterni che mi sto
costruendo. Quindi i volumi cosa vuol dire? Posso vedere quanta contrattazione c'è nel mercato, ma non so se c'è contrattazione rialzista o rialzista, c'è solo molto più volume. In base alla lettura delle candele, quindi price action, posso decidere se le contrattazioni sono più volumi ribassisti o volumi rialzisti. Oltre, visto che io non le ho mai usate, solo adesso, visto che mi sono preso un bel libro, sto ritornando a studiare, guardate come sta entrando di nuovo, cosa che ho usato prima? Un sentiment di mercato, dico, ok, su un grafico H1 o H4 che volete, ho questi bei puntini del pivot. Ah, ma cosa sono i puntini del pivot? Sono un calcolo matematico del giorno prima che viene plottato, come si dice in informatica, sul grafico del giorno dopo. Quindi sul grafico mi porto i puntini, se infatti vediamo, mettiamo i separatori di periodi, la giornata di ieri era questa, e infatti i pivot di oggi vengono calcolati dalla mezzanotte. La giornata di ieri era questa, viene calcolato sulla mezzanotte del giorno prima. Ok? Quindi vedete che vanno ad alternarsi. Il pivot di ieri non è stato toccato. Va bene, non è detto che lo tocca, però solitamente viene toccato, vedete che aggiorno anche il Fibonacci sempre, viene toccato il pivot. Addirittura volendo potrei mettere un doppio Fibonacci, se non voglio ingannarvi gli occhi con troppa roba, potrei mettere il Fibonacci su questa espansione qui che mi serve, una volta che mi ha rotto tutti i livelli che mi interessano, la riporto a questo regime. Ok? Allora, torniamo noi, perché io calcolo che sul pivot ieri non l'ha toccato. Normalmente lo tocca, visto che non l'ha toccato ieri, come minimo mi tocca quello di oggi, se non addirittura mi va a toccare entrambi. Calcolando entrambi, come dicevo oggi in chat, vediamo che il livello del pivot di ieri è questo, che è 1,05, 80 e 90, diciamo così. Vado a vedere sul daily, 1,059, 10, mi sa che era questo, vediamo. Uhuhu. 1,059,10, quindi me lo sono anche scritto qui 1,59,10, questo celeste. Se io vado a vedere la giornata di oggi per calcolarmi se è possibile che arrivi in quella zona, quindi statisticamente possibile o non possibile, la candela di oggi che è partita qui ha già fatto un nuovo massimo, tornando a un livello del 38,2 di cui ho detto di monitorare. Arrivare a questa zona qui dovrebbe farmi 140 pips. È un po' lunga, è possibile, 150 è possibile, ma magari non me la fa oggi, ma visto che se oggi comincia a scendere bene e ritorna anche sotto questa zona di resistenza, allora abbiamo per oggi la destinazione al primo target del pivot. Se da questo pivot qui non respinge e non va rialzista, visto che questo è l'open price del ciclo 2, allora domani, se sono in questa zona qui, cercherò di andare al pivot che non è stato marcato. Ok? Molto semplice. Siamo tantissimi oggi, veramente. Cavolo, era da tempo che non eravamo così tanti, mi fa piacere. Quindi vuol dire che quello che sto condividendo negli ultimi anni, comunque nel blog, poi definizione blog, che è un blog di Google semplicissimo fatto in casa, non è niente di speciale, non ci sono pubblicità a parte due banner del broker, ma non assolutamente non mi metto a fare video con pubblicità a pagamento, roba del genere. Ok? Se non guadagno sui video di YouTube. Non mi interessa, però devo darmi un po' una pacca sulle spalle nel dire che in un blog, in un post che io ho fatto, facciamo un po' riassunto oggi, visto che non mi interessa andarvi a far vedere chissà cosa, mi interessa più avere sempre la parte didattica del prezzo. Oggi, quindi oggi guardiamo la candela di oggi, non guardiamo quella della settimana scorsa e vi faccio vedere un presunto trade che mi ha reso ricco. Non mi interessa questo. Se adesso vogliamo andare a vedere, per esempio, questo post qui, adesso vediamo se riesco ad aprirlo in pagina extra. Sì, ecco qui. Su questo però qui, guardate, ecco perché sterlina dollaro ancora short. Cioè, lasciamo stare il testo e tutto il resto. Cosa mi rende così sicuro di quello che dico? Guarda il video e poi segui l'evoluzione del grafico. Chiaro che è una provocazione, ma questo post è del 5 gennaio, giovedì 5. Sterlina dollaro, giovedì 5. Separatori di periodi. Giovedì 5. Andiamo a pigliarlo. Giovedì 5. Ecco, giovedì 5.
Quando ho fatto il webinar alle 9 del mattino, eravamo qui. Poco dopo, 140 pips. Poi ho detto anche che normalmente dovrebbe continuare la discesa, ma chiaro che ciclicamente ha fatto questa evoluzione. Adesso cosa devo aspettare? Che mi si avvicini di nuovo in questa zona qui, che poi da qui in poi io lo trado comunque ribassista. Quindi mi interessa capire, quindi è tutta una logica. Mi interessa capire se questa evoluzione qui, questa espansione qui, continua a mantenersi così rialzista o si incomincia a diventare ribassista sotto il 50%, sotto questa zona qui, in base al movimento dei cicli, io posso decidere di farmi di nuovo questa situazione qui. Ok? Ci sta? Quindi non è per dirvi che io sono il più bravo, assolutamente, saranno ancora dei trader ancora più bravi, ok? Sicuramente non sono un trader bravo, però diciamo che me la cavo tra una cosa e l'altra, me la cavicchio. Allora, torniamo a noi, visto che mi interessa fare un webinar sempre basato sulla situazione attuale. Io parlavo prima di Max Gauss. Questo qui, che è la parte più alta della campana gaussiana, per il momento è confermato Max Gauss. Bene, guardate, se io prendo un Fibonacci e lo metto dal Max Gauss all'espansione fresca che ho adesso, guardate dove si sta fermando il prezzo. Togliamo questo, che così non rompe le scatole. Eccolo qui, lo mettiamo qui dopo dell'interesse. Guardate, 50%, quindi è un valore che funziona. Quindi vuol dire che in questa zona qui c'è qualcosa che ha spinto di nuovo il prezzo ribassista. Questa è la direzione. Se mi conferma che questo è il max caos, io da qui in poi potrei andare short. Addirittura potrei andare short anche già adesso mettendomi lo stop vicino di 2 pips. Non si possono mettere gli stop vicini di 2 pips perché una dinamica della MetaTrader ti dice che il minimo è 5 pips. Se sei davanti al computer puoi cliccare e chiudere quando vuoi. Quindi non è questo un obbligo dei 5 pips. I 5 pips è perché nel momento in cui tu vuoi mettere uno stop loss e vuoi metterlo a 2 pips, non te lo, diciamo, volatilità non te lo dà, perché tra lo spread del provider di liquidità, tra il movimento fluttuante del prezzo, non te lo può dare. Quindi c'è questo minimo di 5 pips per permetterti di inserire take profit e stop loss. Ok? Quindi io non sono sicuro che questa sia la giusta strada da prendere ribassista, perché ancora su H1, vi ripeto, siamo alle 9:42, la candela si è cercato di andare su, si sta restringendo un po', non ho nessuna pin bar ribassista. Andiamo su H4, abbiamo addirittura una candela che diventa una pin bar rialzista, si è rimangiata tutta sull'H4, non vuol dire niente, però per il momento è quello che vedo, è questo, che siamo comunque in un ciclo 1H4 e in un ciclo 1 o 2 addirittura su H1, che questo vuol dire che ancora siamo forti. Quindi aspettiamo un attimino per capire sul minuto come si dovrebbe procedere. Quando vedete questi grafici così, una cosa molto, poi posso fare anche così, così non disturba, ho un altro Fibonacci, per esempio, potrei farlo così, però posso andare anche a vedermi questo massimo qui. Questo massimo qui, questo che cos'è? Analisi tecnica, non la devo sapere al 100%, ma mi basta saperne il 20%, anche il 10%, tracciare due linee, ok? Non deve fare altro che tracciare due linee e hai comunque un punto di riferimento dove il prezzo normalmente dovrebbe andare a parare nel caso di stop, fermo, gira, reverse. Quindi vedete che è successo che da questo massimo, in questa zona qui, cosiddetto pattern della breadboard, che si chiama i tre piccoli indiani. Quindi in questa zona qui normalmente adesso incomincia la fase ribassista. Fino a quando sarà ribassista non si sa, quindi una volta che sei entrato, che sei in positivo, devi calcolare anche delle prese di profitto dal punto di vista di fare cassa. Cioè io ho il mio negozio, ho la mia azienda, io sono il titolare della mia azienda di trading, se non faccio cassa, faccio bancarotta, dovrò fare un nuovo deposito nel mio conto di trading e ripartire. Ok? Ma vedete come funziona poi la gestione delle emotività, la gestione del money management? È questa. Ok? Se avete un conto piccolo e dovete fare 1000 euro al giorno con un conto da 500 euro, mi sa che è alquanto impossibile, no? Cioè, un po' di logica costruttiva e sana logica, no? Cercate anche di vedere questo obiettivo. Se avete un conto da 10.000 potete fare anche il 10% al giorno, che sono 1000 euro. Anche rischioso, perché alla fine se ti va male un'operazione pesante, devi stare anche lì a gestire tante robe. Ok? Va bene? Non è soltanto questo, è tanta roba.
A te Giovanni, no Giovanni, scusa Roberto, così hai capito anche di chi sto parlando. Ricorda sempre che, visto che ormai sono passati 2 o 3 anni, hai il piano di recupero per il robot perché usavi una versione talmente vecchia che ormai siamo evoluti alla versione 2.7 che sta spaccando tutto. I mercati hanno avuto delle espansioni. Dopo l'avvenimento Putin che è marciato sulla terra con i soldati, lo stesso, la nuova versione 2.7 ha resistito a tutti quanti per il momento. Cioè, è chiaro che non sarà, cioè, non sarà, per il momento è infallibile perché sta veramente facendo dei bei numeri. Quindi ricordi che c'è il piano di recupero, quindi non dimentico mai nessuno. Se mi dimentico qualcuno, per fortuna che ho l'abitudine di segnarmi tutto quanto. Perché non parlo di trading automatico quando faccio webinar? Perché non mi interessa. Non mi interessa procacciare il cliente, procacciare questo, fargli usare. Chi è? È un passaparola. Io adesso, Enrico, ne ha fatti partire tanti oggi. Ho chiesto ancora questa settimana di lasciarmi un po' in pace, ma vedo che anche lui è già in affanno per far partire i conti nuovi, quindi ci vorrà. Adesso vediamo, oggi non ce la faccio, oggi voglio prendermi mezza giornata perché anche ieri avete visto l'ultimo messaggio è arrivato quasi alle 10 di sera, ma non perché sono stato davanti ai grafici per fare trading, ma sono rimasto davanti al computer per sistemare la contabilità del 2022 e ho pulito la scrivania. Oggi tolgo le ultime cartacce e poi devo fare un paio di chiamate, di lettere che non ho aperto perché dal 20 dicembre fino al 29 euro in Italia e fino al giorno lunedì, l'altro ieri, quindi fino al giorno 7, 8, che sia, non mi ricordo, non ho fatto niente, non ho aperto il computer, non sono entrato, ho usato il computer sopra per le cose private, ma qui in ufficio non sono entrato, ok? Quindi ho un arretrato di tante cose da finire e quindi mi sono oltre che goduto del trading che ho fatto, ho anche preso un po', diciamo, il tempo anche di pulire la scrivania. Adesso nel weekend darò anche una pulitina ai monitor perché sono pieni di polvere, logicamente, dopo tanto tempo. Ok, cosa c'entra questo con il trading? Ma chi se ne frega di quello che fai tu, Paolo? Sai cosa? Non è che me ne deve fregare di questo, ma il comportamento molto importante perché se vai alla ricerca di diventare un buon trader o di fare di questo il tuo mestiere, ricorda che hai bisogno di serenità e tranquillità. E se la tua tranquillità è avere un casino della Madonna sulla scrivania e non capirci più niente, va bene. Io come persona preferisco avere la scrivania pulita e avere tutto sotto controllo. Nel migliore dei casi anche la soffitta e anche la cantina, voglio sapere tutto quello che c'è dentro perché sono una persona, non vorrei dire ordinata, ma proprio perché sono disordinato, cerco di mettermi dell'ordine per capirci poi qualcosa. In questo caso, questo mi dà serenità e tranquillità, anche perché ho anche altre attività da portare avanti, quindi quando ho tutto quanto sotto controllo, mi sento interiormente meglio, quindi posso fare del trading più sereno. Torniamo noi al grafico. Che cosa sta succedendo? Paolo ha detto che questo qui è il max cost, qui sopra non ci deve andare, il prezzo è incominciato a rientrare qui, trend line di analisi tecnica incomincia a scendere. Grazie Giovanni, ti chiamo sempre. Grazie Roberto che mi hai scritto su Skype, poi ti leggo, non ti preoccupare, non ha scadenza, quando vuoi, ok? Cioè, soltanto per ricordarti questo, vedi che anche qui non c'è uno scopo di lucro, perché assolutamente hai il piano di recupero e puoi andare tranquillo, ok? Sì, allora appena avrò, ciao Stefano, me ne è arrivato anche a te, non ti ho visto, ti ho visto adesso. Appena avrò il tempo, farò un video la sera per farvi vedere anche le performance della nuova versione del robot, ma ripeto, non mi prendo adesso l'obbligo di farlo quando avrò tempo. Ok, così ti ho risposto, Raffaele. Poi, Stefano, hai visto poi ieri tutta la chat ieri e oggi? Hai visto come ho scannato, proprio sono andato nelle piccolezze del grafico a fare tutto quanto e ho messo assolutamente. Abbiamo fatto del trading ieri e stamattina per borsa che è un trading modello perché assolutamente fare questo trading qui così com'è mi devo prendere una sensazione oggi e anche ieri me la devo prendere, vero? Poi visto che è un allineamento per te, Peppe, ricordati di me.
mi ricordo di te che poi ci sentiamo. No, Eugenio, no, ti faccio vedere dopo. Eugenio 72, ok? Chi, Eugenio che mi hai chiesto adesso, non faccio nomi, non faccio cognomi, magari la faccio vedere tra un pochettino. L'ho fatta vedere prima, te la faccio rivedere la chat. Ok, no, la chat dei segnali, non deve, posso farti vedere anche la chat dei segnali, aspetta, un attimo che la andiamo a recuperare, ci sono anche dei segnali nuovi, oggi è il giorno 10, allora possiamo andare a vedere anche i segnali, dai. Allora la mettiamo qui senza che si vedano nomi. Ah, non si può fare. Allora ricordatevi che la chat dei segnali non è pilotata da me. Adesso non me la fa più vedere. Non è pilotata da me, ma sono segnali automatici. Per il momento posso ancora scriverci sopra, ma prima o poi ci sarà un robot che prende le risposte. Ok, chat dei segnali. Non sei riuscito a seguire? Ah, mi dispiace allora. Allora, abbiamo qui euro yen, sterlina dollaro che è un sell. Ah, ma sterlina dollaro è un sell, quello che avevo detto anche in chat stamattina. CAD yen è un buy. Attenzione, il CAD yen è un buy. Vedete questa cosa, per esempio? Ore 9, saranno le ore 8. Ok, alle ore 8 abbiamo il CAD yen con un segnale buy. Io stamattina nel CAD yen, per esempio, così ho aggiornato anche un attimino la situazione del segnale. Intanto guardate che bello che sta, sì, mi metto subito. Allora, che sta andando l'euro dollaro come deve andare, la distribuzione sta chiudendo, quindi automaticamente la candela diventa un po', diciamo, con la spike non vuol dire niente, su candele da 10-15 pips, però si incomincia a diventare ribassista e va sotto questa zona qui. Allora, incomincia. Notare che la scatola d'orientamento, che è questa roba qui che si vede poco, adesso magari ve la metto un po' più marcata così si vede meglio. Vediamo se riesco a posizionarla. Eccola qui. Se vogliamo proprio dirla tutta, la scatola d'orientamento, vedete che il prezzo è uscito sopra, è entrato dentro, qui è uscito, è tornato dentro. Quindi se mi ritorno di nuovo qui sotto, è di nuovo la situazione ribassista. Non ho inventato niente, ho soltanto mi sono soltanto inventato una scatola d'orientamento guardando le congestioni del mercato. Quindi tutto è tutto ripetibile, tutto si può riprodurre, tutto, 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 tutto. Ok? Bene, andiamo. Noi, io ho visto il CAD yen stamattina e mi piaceva l'idea del CAD yen. Prima cosa, ricordiamoci sempre che il computer ha ragione. Il mercato ha ragione. Allora, il CAD yen ha dato un segnale long, ok? Perché il computer ha ragione? Quando io ho definito di farmi dei segnali di trading automatici, sono stato ben attento. Infatti, ci ho messo, hanno messo 9 mesi per costruirmi come li volevo, però io sono anni che ci lavoro. Infatti, se andate a vedere i video vecchi, parlavo già dei segnali, o meglio, della visione di come produrre dei segnali in automatico. Ok, quindi un bellissimo prodotto che assolutamente non è a costo, è incluso nell'Academy, quindi non costa niente perché nell'Academy non ci sono altri pacchetti, c'è solo quello. Andiamo a vedere il CAD yen, dov'è? Perché oltre a questo nell'Academy aggiungo anche un po' di mio. Allora, ha dato un segnale long. Guardate, adesso tra poco tempo possiamo entrare short. Allora, purtroppo devo lasciare il telefono acceso perché mi serve. Stanno facendo dei lavori, mi stanno scrivendo, poi anche perché l'ho messo lontano a caricare, dovrei alzarmi. Lasciate stare, non importa. Dai. Allora, qui abbiamo un segnale long che sarebbe questa linea verde mi dà un segnale long. Notate che il prezzo però sta tornando giù e qui avevamo il segnale short. Ok? Io stamattina, se andiamo a vedere in chat, eccola qui, avevo detto sul CAD yen, nell'immagine ho segnato due livelli di entry short, okay, per CAD yen, però il CAD yen mi ha dato un segnale long, però ho analizzato il CAD yen, ho detto che okay, nell'immagine ho segnato due livelli di entry short. Dico entry short perché non andrò long, ok? Perché non andrò long? Perché se andiamo a vedere l'analisi ciclica, questo qui è la parte più alta della campana gaussiana gialla, che sarebbe questa. La riporto con un secondo max gauss di cui posso tracciarmi anche un canale. Da questa zona qui io sono in chiusura di una distribuzione e non lo posso fare. Però il computer mi ha detto: guarda che c'è un segnale long.
non andare short ancora. Perché non posso andare ancora short? Perché la campana gaussiana magenta, che è questa qui, ha fatto il suo minimo di Gauss qui. E il suo massimo di Gauss magenta lo riporto qui. Quindi alla fine vedete che anche chi è nuovo dice: cavolo, ma sì, ci sono tante cose nel grafico, però non è difficile seguirti, perché alla fine ha una logica tutto quello che ho fatto. Vedete, massimi, minimi, massimi, minimi, massimi, minimi. Se mi rompi questa zona qui e rompi anche la linea magenta, che è il minimo di Gauss, io sono obbligato a entrare short. Perché dovrei entrare short qui? Perché logicamente si cancelleranno gli istogrammi verdi e diventerà una situazione ribassista. Quindi quello che frega il trader è la fretta. Il mercato rimane laterale. Se io dovessi adesso dirvi che qui, da qui a qui, sono passate 21 candele, 21 ore, e il grafico è di nuovo sulla stessa zona. Quindi ci vuole un po' di logica nel seguire un segnale veritiero o non veritiero, oppure li faccio tutti. Infatti, questo segnale qui long avrebbe dato il suo stop loss di 22 pips, avrei preso lo stop loss, sarei poi entrato con lo short di questa zona qui e sarei short. Adesso vi dico un'altra cosa: il KDN short per me di KDN. No, ma perché Paolo? Perché è una situazione che io posso decidere di entrare short mettendomi uno stop loss su questa zona qui. Usufruisco del segnale precedente perché quello attuale ha fatto un fake. Ok? Quindi il fake me l'hai fatto, stai scendendo, mi vado a prendere quello che mi avevi dato, che dovevo farlo. Perché quello che mi avevi dato precedente è un trend, già si vede dalla candela più lunga, più prepotente. E quindi posso fare lo short adesso. Sono entrato short, dov'è il mio take profit? Ragazzi, quello è il bello. Qui c'è un pivot, il take profit potrebbe essere già questa zona qui, quindi il canale, e sono a 15 pips di guadagno. Intraday mi vanno bene, rompo il canale, questo è il mio livello di take profit sul pivot sottostante S1, oppure mi copio il canale. Vedete che alla fine tutto quanto si può ripetere, non è difficile, perché tu è alla portata di tutti. Ho questo canale qui, guarda caso, cade proprio sul pivot. Quindi il canale, che è una cosa dinamica, il prezzo più tempo ci mette, più sarà il livello diverso. Ma visto che è poco obliquo, cioè c'è questa pendenza, questa salita un po' forse saranno 12 gradi, quindi non è una trend line così, non è un canale così dove se il prezzo mi becca qui una cosa, se mi becca qui un'altra, è quasi laterale, quindi va bene usufruire di questo. Posso decidere di chiudere qui nell'intraday. Posso anche capire che, siccome sta chiudendo una distribuzione gialla, potrei cercare di portarlo anche in questa zona qui, uscendo dalla lateralità, quindi uscendo da questa trend line, che è la parte centrale di una forca di pitch. Forca di pitch è definizione di un indicatore che normalmente prende la forma di una forca. La parte più bassa è questa. Se ritorno nella parte alta, potrei fermarmi, tornare nella parte alta o andare nella parte bassa. Quindi trend line centrale. Quindi analisi tecnica, cos'è l'analisi tecnica? 50% di avere ragione o 50% di non avere ragione. Quindi è un 50-50, e quindi meglio ancora, visto che lo so, la prima zona di take profit diventa questa. Qui, la seconda take profit, questa. Quindi o volendo posso chiuderne una parte e lasciar correre ancora il resto, oppure me la chiudo tutta qui, dipende da come l'ho fatta, dalla quantità, dalla grandezza, dal peso della size. Ok? Quindi non è perché io sono dall'altra parte del monitor e faccio un webinar abbia sempre ragione. Assolutamente no. Però se guardiamo bene tutto quanto, qualcosa di veritiero c'è, perché alla fine qui abbiamo una trend line ancora, da questo minimo qui a questo minimo qui, che potrei utilizzare come linea di supporto. Quindi attenzione, abbiamo. Vedete che non è nulla lasciato al caso. In questa zona di supporto io mi metto la mia linea verde, che è un supporto, rossa è resistenza, quindi praticamente questa zona qui diventa una zona particolare. Vediamo se riesco a farlo. Una zona particolare, adesso sposto da questa, una zona particolare dove io devo prendere profitto, per esempio. Togliti questa qui. Ok? Quindi rimetto la mia trend line al suo posto. Ok? Ci siamo? Quindi è un'altra
è un'altra scusa ancora di più per prendere profitto in questa zona qui. Ok? Si sa? Perfetto. Torniamo, visto che abbiamo analizzato questo, qui è un segnale long. Volendo non mi devo neanche stoppare qui, ma sarebbe la cosa più sensata, ma potrei anche cercare di tornare long su questa zona qui. Un long reverse, gira e rigira, è sempre un po' brutto fare questa cosa di stopparsi, girarsi, girarsi, quindi io preferisco scegliere una direzione e poi battere in quella direzione il mercato. Quindi ho scelto di andare short perché per me la situazione è ribassista, quindi ho evito di farmi il segnale di rialzista. Ok? Quindi il bello è della chat che dei segnali che ne porta veramente tanti. Allora andiamo a vedere il CAD yen, CHF yen. Cosa vuol dire? Già vedere questo è l'euro yen. Guardate, compro franco svizzero, vendo lo yen. Compro il CAD, vendo lo yen. Compro l'euro, vendo lo yen. Quindi vuol dire che lo yen è cartigenica. Ok? Vuol dire che lo yen è debole e tutte le altre coppie stanno salendo o andando, sono più forti. Ok? In questo caso, visto che il CAD è forte contro lo yen, io lo voglio vendere per definizione di prezzo. Come vi ho detto prima, non sempre il grafico, se ha una decisione, la fa uguale a quello che succede. Ok? Bene. Madonna, quanta roba. CAD yen, posso andare a vedere l'euro yen, visto che è una correlazione con un po' con l'euro dollaro, visto che abbiamo un euro dollaro che di tendenza ciclica non è chiara, perché l'ho detto, non è chiara, sto aspettando di capire, è tornato dentro, vedete? È uscito. Chiuso fuori dalla zona che io ho definito orientamento. La zona di orientamento posso anche allargarla fino a qui, volendo, però io preferisco prendermi questa perché c'è un motivo. È tornata all'interno dopo averla chiusa fuori, è entrata dentro. Se non riesce fuori, vorrà dire che la situazione dell'euro dollaro sta diventando ribassista, proprio perché sul minuto. Ah, ma Paolo, c'hai sempre ragione? Non ho sempre ragione. No, non ho sempre ragione, però. Ciclicamente sì. Max Caos qui sopra non ci deve andare. Questa è la zona dove praticamente arriverà e poi dobbiamo capire se rompe. Se rompe, abbiamo l'open price, ok? Sono generato TS open che me lo dà automaticamente questo indicatore, il TTS, come lo chiamo io, e questa zona qui è la linea del dinamico bassa. La linea del dinamico bassa, dinamico bassa è i prossimi segnali, penso già oggi. Quando incominciate a vedere DIN, non utilizzate i segnali DIN perché ancora li devo sistemare, ok? Stanno in costruzione e poi dopo i segnali DIN ci saranno i binari, quindi i segnali BIN, che sono un indicatore che si chiama binario, che risale a 18 anni fa, no, forse 17, 16-17 anni fa, e andrà utilizzato proprio per plottare dei segnali. Quindi vedete che è una cosa che ormai sono anni io che mi porto avanti tutto. Bene, quindi in questa situazione qui dove dovrebbe rompere questo, si riporta sull'open price dove si era già fermato prima, vedete che il canale è dinamico, questo era il primo tocco, questo è il secondo tocco, quindi potrebbe rompere e portarsi nella parte bassa, quindi nonché tornare verso il pivot. Ok? Quindi tutto quanto ancora in ballo per l'euro dollaro che sull'H1 abbiamo questa situazione, sull'H4 abbiamo la candela ancora in essere. Bene? Sterlina dollaro, amica mia, sterlina dollaro. Sterlina dollaro però. Oltre a vederla in questo caso qui, andrei a vedere qui, perché abbiamo, questo è il CADIE, facciamolo stare, cambio di candela, CADIE, lo sbaglio di aprire l'operazione, l'ho aperta poco prima del cambio di candela, potevo anche starmene fermo, ma va bene lo stesso, perché comunque è direzionale, quindi non mi dà fastidio. Se notate, io qui ho messo stamattina in chat dei livelli di entrata short, abbiamo fatto questo short, lo abbiamo anche fatto da qui, abbiamo fatto lo short, ok? Che era un short di metodo fascia, perché era adesso non lo faccio perché sto facendo il webinar e non riesco a concentrarmi a fare tante cose, però in questa zona qui avevo il segnale short, abbiamo preso 3, 17 pips, più o meno in questa candela qui ho chiuso, ok? Poi ho continuato un attimino, ma qui avevo messo un livello di open price, quindi minimo di Gauss di una distribuzione a 5 minuti. Distribuzione a 5 minuti è una distribuzione irregolare. Non è regolare perché non è regolare? Perché un time frame a 5 minuti non si può suddividere per 4, non si può moltiplicare per 4. Definizione di una distribuzione regolare mi può fare anche dei cicli singoli, dei cicli prolungati oppure dei cicli a 3 quarti e non a 4 quarti come
poi del resto tutte le distribuzioni regolari. Ok? Minimo di Gauss partito qui. Questo qui è la prima campana gaussiana magenta, guardate. Quindi il metodo è replicabile, continuo a dirlo, ma non perché mi interessa fare dirvelo e vendere, chissà, non mi interessa, mi interessa soltanto perché se un metodo è replicabile, allora è ferreo, non ci si inventa niente, quello è il bello. Guardate, e sto cercando adesso il minimo di Gauss. Allora, se questa qui è la partenza di una distribuzione, devo fare così. Distribuzione o ciclo è la stessa definizione, l'importante è che sia almeno capito questo. Certo, una distribuzione è più lunga di un ciclo, ma non mi interessa. Allora, questo Fibonacci qui lo lascio, che è il Fibonacci più ampio. Infatti, mi interessano i livelli 38, 50, 61 e 8. Infatti, arriverà qui, si fermerà un attimino. Ma metto un Fibonacci di quelli freschi in questa zona qui. Il cambio di colore del Fibonacci per evitare di farmi confusione con le linee, che sono tante, metto Fibonacci, cambio colore, lo mettiamo del colore arancione, che così abbiamo un altro colore. Infatti vediamo che il prezzo da questa espansione qui è cominciato a scendere, non si è fermato nel 38, non si è fermato nel 50, non si è fermato nel 61,8, è destinato a scendere. Cosa vuol dire? Che una volta che adesso il prezzo andrà a chiudere la distribuzione, o in questo caso il ciclo magenta, dovrò calcolare il Fibonacci nuovamente per capire il ritracciamento dove si deve vendere nuovamente. In questo caso, visto che questo qui è il minimo della distribuzione centrale, oppure una distribuzione chiusa e riparte un nuovo minimo di Gauss, questo è il minimo di Gauss, sarebbe questo quello precedente. È un po' strano perché all'interno abbiamo soltanto un ciclo magenta, quindi calcolo questo come mezzo ciclo. Ah, quanta roba, Paolo, mi stai ubriacando. Lo so, lo so, lo so, ma vuoi diventare un trader o vuoi o cosa vuoi fare? Mezzo ciclo, quindi questa è la partenza del ciclo, quindi la distribuzione, vedete che abbiamo una frattalità di 30 candele, 29, e quindi 29 la prendo così da qui, una precedente 29. Quindi la candela, vediamo se riesco a spostata. Qui dovrebbe finire 29, 27, 28. Quindi 29 dovrebbe finire. Abbiamo ancora tutto questo spazio di scendere. Quello che dicevo prima del Fibonacci, guardate, lo metto qui. Adesso sto per capire da dove deve essere venduto, perché se questo qui è il trend e questo qui è il trend, questo qui è un piccolo ritracciamento dove poi viene venduto di nuovo perché avvicinandosi ai minimi chiama nuovi minimi. Ok? Ci sta? Quindi tutto sta nell'operare nel momento giusto e non star lì a fare il trade e voler guadagnare di più e tenere il trade quanto più possibile, perché magari ho visto guadagnavo 50, adesso ne guadagno 30, ma forse ne guadagno 60 e poi te lo trovi a 10, ma forse torna su, corre giù, e questo non è fare trading, quello lì è giocare a ping pong, ma non fare trading. Una volta che hai visto 50, se quando ti va a 45, 42, prendi, sono 40 euro, non fare lo spavaldo per i grafici, perché alla fine ne rimetterai sempre, ok? Guardate. Vedete che perché è questa cosa che Paolo riesce a fare trading? Sono tecniche semplici o no? E anche questo grafico qui, e anche questo webinar qui, assolutamente è una lezione di trading che potrei vendere a migliaia di euro in un videocorso. Giusto o no? Cioè, confermate almeno questo. Sì, ok, Peppe, ti scrivo. Come sei messo? Dammi un orario per sentirci, perché sono un po'. Poi servi a me, non io a te, quindi dammi un orario che io mi adeguo, quindi, no? Bene, ok, guardate comunque la zona del 50% come ha respinto il prezzo. Quindi se adesso una volta che ritorna qui, la sterlina dollaro, è da vendere. Perché? Perché si sta avvicinando a un nuovo minimo. Alle 13 perfetto, alle 13 perfetto. Me lo segno. Metti una sveglia alle 13. Ah no, questo è l'altro telefono, non mi sento. Metti la sveglia alle 13. Okay. Perfetto.
Così me lo ricordo. Ok? Bene, quindi se adesso il prezzo arriva in quella zona lì, normalmente sarebbe da vendere perché stiamo in direzione di un nuovo minimo rispetto a quello precedente. Qui cosa sta facendo l'amico USD? Non mi interessa niente perché non è correlato. Quindi a questo punto ritorno nell'euro-dollaro, vado a vedere anche i cicli sulla striniera dollaro, posso calcolarmeli, vedete questo è il max cow, sta scendendo, quindi anche questo è una cosa in più. L'euro-dollaro, ma è arrivato dove doveva arrivare o non è arrivato dove doveva arrivare? Però c'è una definizione qui, che è un particolare che soltanto noi ciclisti lo sappiamo, trader ciclici. Quindi i ciclisti, come mi piace chiamarlo, sanno che questa zona qui non può essere il minimo di Gauss. Qui non è il minimo di Gauss. Perché non è il minimo di Gauss? Perché la campana gaussiana è ancora troppo alta, deve ancora scendere. Ok, definizione che tra un paio di minuti la campana scenderà anche se il prezzo rimane tale. Però allora io volendo potrei mettermi una zona di entry in questa zona qui. Da qui in poi, adesso la lasciamo rossa perché non ci voglio di cambiare colore, in questa zona qui. Su questo minimo qui vicino al minimo, anche un po' più su, posso vendere ancora l'euro dollaro perché probabilmente andrà poi a target sul pivot. Quindi ho ancora tutta questa zona qui da fare. Nonché se voglio fermarmi a questa linea del canale, mi fermo qui, ne ho fatti 12 pips. Va bene? Ci sta o non ci sta? 10-11 minuti. Vedete che questo non è ancora il minimo di Gauss. A parte che se adesso dovessi andare a contare i cicli, allora i cicli sono un po' strani perché vedo che siamo nel cambio del pre-borsa all'apertura delle borse varia un attimino il mercato. Okay? Vedete che questo Fibonacci qui non ha più valore, quindi devo prendere il Fibonacci, metterlo nella zona più bassa. Anche qui prendo l'ultima espansione, prendo questa, metto il Fibonacci di un colore che sia diverso dal Fibonacci precedente, quindi un Fibonacci che mi ricordi che sto guardando un Fibonacci più corto e non quello bianco, che è quello più ampio. E anche qui, guardate, l'espansione di questa, il ritracciamento è arrivato sul 50%, puntuale, è cominciata la sua discesa. Quindi probabilmente se noi contiamo l'1, 2, 3 di Ross, ok? Questo è l'1, il 2, cioè l'1, il 2, il 3, quindi dovrebbe fare un nuovo minimo. Ok? Quindi questo qui è il punto 1, 2 e 3. 1, 2, 3. L'ha già fatto una volta molto stretto, che è questo 1, 2, 3, qui riparte un 1, 2, 3, quindi nuovamente dovrebbe scendere ancora, però insomma, più andiamo nei dettagli, più si fanno sbagli perché il time frame stretto è quello che porta anche a considerazioni che sono poi anche sbagliate, però l'esperienza mi porta a sapere, a capire che è così, non è che. Perché la religione poi alla fine, tra virgolette, uguale che religione sia, rimane sempre quel misto, quel mistico o quel mistero di ma è vero o è un inganno? Perché a un certo punto l'unica risposta che ti viene data da, uguale, prendiamo l'esempio cattolico, da un prete o comunque da un rabbino, quello che volete, da chiunque sia, è ma devi avere fede. Che cavolo, ma devo avere fede, così è l'unica cosa che mi dice di avere fede. Se un grafico io ti dico deve andare giù perché, ascolta, mi devi avere fede, che deve avere fede perché io ti dico che deve andare giù, io lo so. E chi sono io? Sono io il dio del trading? No, deve andare giù perché è una condizione di causa. Se va giù, va giù adesso, perché se si avvicina al nuovo minimo, mi fa un nuovo minimo. Ma perché? Condizione di causa, perché c'è una distribuzione ancora in chiusura. Quindi non è che devi avere fede, devi sapere come funziona il metodo. Tutto là. Ok? Bene, torniamo a noi. Volevo vedere i cicli, visto che non li ho contati. Qui ho il ciclo 1, buttato lì così. Allora, prima cosa, ciclo 1 potrebbe essere questo. Ci sta. Vedete l'M ciclica all'interno. 1, 2, 3, 4. Questo è il ciclo 2, vado a vedere, potrebbe essere questo il ciclo 2, si ferma qui o si ferma qui, poi questo qui è il ciclo 3. Ah, guardate che bello, ma allora io so che sono nel ciclo 4? Ok, guardate, i minimi si fanno.
Allora, prendiamo questa trend line, la copio, metto qui sul ciclo 1, possibile ciclo 1 che potrebbe anche essere solo questo, perché questa potrebbe essere una Y, ma me ne frego. 1, 2 che potrebbe essere questo, lo faccio finire qui. I cicli sono sul minuto non precisissimi, ma questa è una cosa normalissima. Questo qui è il ciclo 4, per esempio. La definizione che è un ciclo 4, perché dal minimo mi va a toccare la media 12 e poi dovrebbe ricominciare a chiudere. Quindi siamo ancora in un ciclo 4. Anche se io poi ho sbagliato la lettura dei cicli, questo qui è il ciclo 3, non cambia niente, ok? Quindi va benissimo anche metterlo qui, per esempio, questa qui, un ciclo 2 così forte, mi chiamo un ciclo 3 forte, il ciclo 3 diventa ribassista, qui incomincia a scendere, abbiamo una M ciclica, insomma, non mi interessa il più di tanto capire. Quindi io so che questo è il ciclo 4. Ciclo 4 che, attenzione, a volte è smezzato, a volte non c'è, a volte lo salta, quindi proprio sul minuto, a volte sì, a volte no. Però la definizione che ti avvicini al minimo, mi chiami un nuovo minimo, quello che abbiamo fatto anche ieri sul, adesso non ricordo su che coppia, mi sa sulla sterlina d'oro che ho fatto, ho incrementato un'operazione che era già andata in positivo, ne ho incrementato con una seconda, perché puoi incrementare nella discesa quando sai il motivo per farlo. Quindi questo qui è il ciclo 4. Ok, fino a prova contraria, sta chiudendo la distribuzione, vedete che sta scendendo la campana gaussiana, sono indicatori di tempo, indicatori di prezzo, non è un oscillatore, non è uno stocastico, quindi provate anche con gli stocastici e tutto il resto, poi a un certo punto vi rendete conto che assolutamente non è la stessa cosa, però per carità, nessuno dice che non funzionano, però il mio indicatore è l'indicatore per eccellenza, io lo so e lo continuo ad utilizzare proprio per questo motivo qua. Ok? Quindi in questa zona qui, che io penso sia il minimo di Gauss, se incomincia a scendere bene è il nuovo minimo di Gauss, me lo deve fare più in basso. Se invece mi parte da qui un ciclo 1 perché deve andare a toccare la media 48, allora ho di nuovo una nuova lettura di un ciclo 1. Una volta che io ho il ciclo 1, posso continuare ad avere ragione perché immaginiamo che questo è il ciclo 1 che mi fa così. Se poi il ciclo 1 incomincia a diventare un ciclo 2, ma incomincia a diventare debole. Qui sopra non ci sono andato, la distribuzione comunque comincia a diventare ancora meglio perché se ho un ciclo 1 e poi diventa ribassista, ho una distribuzione che mi parte e mi fa così, quindi non riesce neanche ad andare più in alto possibile. Anche questo non è arrivato in alto possibile, ma questa è perché è rimasta in laterale. Ok? Quindi bisogna capire anche, incominciare a leggere cominciare a capire come leggere anche l'indicatore. Ok? Perfetto. 10-17. Io direi che per oggi va bene così. Abbiamo fatto tanta roba. Il CAD/JPY fermo lì, ma anche ieri abbiamo fatto un'operazione sul CAD/JPY, era mi pare uguale. Avevo messo un take profit, io poi mi sono messo un paio d'ore sul divano dopo aver mangiato qualcosina e mi sono messo sul divano a dormire. Ho fatto un pisolino, mi sono svegliato, mancava l'operazione, si è chiuso col take profit. Quindi anche questa. Può andare ancora meglio quando fai un'operazione e la si chiude così da sola, no? Ok, bene, ragazzi e ragazze, io vi ringrazio della partecipazione, siete tanti, tanti. Cerco di restare dentro l'oretta, perché sennò poi mi sgridano che è troppo lungo e non riescono a codificarlo e metterlo nel loro sito. E quindi cerco per il broker che utilizzano questi video come archivio, quindi li mettono nel loro sito. Quindi cerco di stare un po' più, perché ogni volta li faccio un'ora e mezza, 2 ore, e poi è un po' troppo pesante per loro. E anche per me, poi del resto. Ok, grazie a tutti. Ciao, buona giornata a tutti. Ci si sente giovedì mattina alle 9:15. Ciao, ciao.